Dimenticate almeno per un attimo Juventus e Inter, anche se il tema centrale è sempre quello: derby d'Italia, cambia lo sport, questa è la pallamano, cambiano le interpreti, Trieste e Bressanone, ovvero la storia, quella vera della pallamano italiana. Una infinità di giocatori dati alla nazionale, una bacheca che fa invidia, 19 scudetti e 8 Coppe Italia vinti in due, un'enormità. Con tre titoli contesi direttamente in finale una contro l'altra tra il 1985 e il 1992. E poi, palmarès a parte, le atmosfere uniche e irripetibili del Palachiarbola triestino e del Palazzo dello Sport brissinese, due templi autentici dell'handball nazionale. Trieste e Bressanone saranno ancora lì il prossimo 16 settembre, quando aprirà i battenti il 49esimo campionato di Serie A1. Il momento storico di entrambe non è forse quello migliore, da tanto, troppo, nessuna di queste due compagini punta seriamente allo scudetto, ma una stagione particolare, per certi versi unica, della Serie A1 farà sì che anche loro, Trieste e Bressanone, siano pronte a lottare per un posto nella massima serie a girone unico del prossimo anno e chissà anche nei playoff scudetto. E poi c'è quella vena romantica che una partita così non potrà mai perdere, c'è quella magia che merita sempre di essere raccontata, anche quest'anno nel primo appuntamento dedicato al campionato su Pallamano TV, sabato 16 settembre alle 18:30 in diretta dal Palachiarbola. E fidatevi, sarebbe un peccato non esserci. Questa la rete del 20-19 che dà il successo inesperato, lo vedete in questo replay, un successo in estremis con davvero un ultimo colpo di scena al Bressanone in questo primo incontro di finalissima sul campo del Trieste.